Degli occhi in città ci farebbero comodo. Vedrò che posso fare. Ha un'aria importante. Potresti tirare sul prezzo. Shh. Ah, Basim, che tempismo. L'hai preso? Ma è stato facile. Dallo a me. Siete una di loro. Ecco. Pare sia stato consegnato questa mattina. Certa sia il forziere che cerchi? Ne sono certa. Paga il ragazzo. Se dovete rubare qualcosa, io faccio al caso vostro. Derwish può confermare. Mi ha girato i vostri contratti. Allora hai fatto la tua parte. Posso fare di più? Ho perso due uomini scelti in questa ricerca. Dubito che un ladro di strada farà di meglio. Allora avete due posti liberi. Lasciatemi provare. Dovrei dimezzarti il compenso per l'affronto. Grazie, Derwish. Senti un po', Basim, se vuoi continuare a lavorare per me, abbassa la testa e chiudi la bocca. Perché hai deciso di renderti ridicolo così? Così come? Come un pezzente. Li implori di darti attenzione. Pezzente? Nihal, io faccio bene il mio lavoro. Quella donna sarebbe fortunata ad avermi. Peccato che non ti voglia. Sei un ladruncolo e anche sudicio. Perché insisti? Perché continui a spingerti su questa via? Perché essere un ladruncolo non è la mia vera ambizione. Ho altro da offrire al mondo, oltre alle mie dita svelte. Solo che il mondo non lo sa. Quasi, Jazib. Che cos'è? Aha! È la mia ultima creazione. Mi serve per difendermi dai mercanti furiosi quando mi... beccano a frugare tra le loro cose. Allora mi considero fortunato. Ah, questo odore... Che cos'è? Ah, siamo stati al porto a pescare per tutta la mattina, ma ci è andata male. Al porto? Hai visto o sentito qualcosa a proposito di un forziere? Ah, sì, quello nero. Molto bello. Delle guardie forzute lo hanno portato a palazzo. Ti ringrazio, Jazib. Che cosa hai in mente? Vogliono quel forziere e io andrò a prenderlo per loro. Gliela farò vedere. Non c'è modo di farti cambiare idea, vero? Allora ci proveremo insieme. Se ti farai scoprire nel palazzo d'inverno, ti uccideranno all'istante. Ci serve un ingresso sicuro. E io so dove possiamo cercare. Sempre che ti stia bene lasciarti guidare, una volta tanto. Non devi accompagnarmi per forza, Nihal. Non so bene come la pensi. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. E continuerò a stuzzicarti finché non rinuncerai all'idea di rubare un forziere dal palazzo d'inverno del califfo. Se la metti così, non fai che convincermi ancora di più. Andiamo o no? Fai strada. È un piano folle, Basim. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi, poi che succederebbe? Ti dimenticheresti di noi? Certo che no. Nihal, i loro interessi sono anche i nostri. Tuoi, miei e di chiunque sia costretto a vivere per le strade vivendo di avanzi e di acqua sporca. Io posso essere lo strumento che ci salverà da quella vita, che permetterà a Jazib di usare il suo talento come artigiano, che impedirà a brava gente di essere emarginata come lo fu mio padre, e a bambini di vivere sempre alla giornata. Capisco quel che vuoi dire, Basim, ma stai dipingendo un mondo che non può esistere.
Su questo non siamo d'accordo. Eccolo lì, il palazzo d'inverno. Vieni, di qua. Sono dietro di te. Qui attenderemo che faccia buio. Questo luogo non ti risveglia ricordi piacevoli? Non molto tempo fa eravamo quassù a contare la refurtiva nel buio della notte. Come adesso? I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino? Beh, prima di poter cantare vittoria dovrai raggiungere l'obiettivo. E a quanto vedo ci vorrà un po' di creatività. C'è sempre la porta principale. Mi farai sapere se ti va bene oppure no. Dove stai andando? Ho avuto una buona idea. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta! Si è fatto buio. Vieni. Nihal! Ti aggrappi alla mia coda, Basim. Sei saggio. So che odi restare da sola. Vedo delle guardie da quella parte. Salsa di limetta con melagrana e limone. Oh, ho già la cuoria. Shh, ho sentito qualcosa. Un ruggito. I Khazari. Sta in guardia. Muoviti o me ne andrò senza di te. Con prudenza. Hai visto gli ospiti? Che strani costumi. Chiudi quella bocca, altrimenti ci farai passare dei guai. Mi chiedo solo il perché dei costumi. Non c'è nessuna festa. Gli ospiti incontreranno il califfo a proposito del forziere arrivato questa mattina che, ti ricordo, non ci riguarda affatto. Ma non sono io. E anche la forse non mi farò distrarre. Ah, bene. Forse possiamo passare da qui. Ma non senza una chiave. Guardati in giro. Ehi,
Non hai la stoffa per fare la guardia. Dormire ti farà bene. Cosa sta succedendo? Fa un riposino. Sei nascosto, Topolino? Non c'è fretta. Armi in pugno, abbiamo compagnia. Fa silenzio ora, non russare. L'hai trovata la chiave? Il califfo sembra inquieto. Avere un figlio ribelle non lo aiuta. Il ragazzo è curioso. È la sua prima volta a palazzo, non è così? Che vada dove vuole. Provvedere a lui. L'incontro dovrebbe essere breve, dopo tutto. Eccoli qui. Vieni. Per di qua. Il califfo vi attende. Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Fuori di qui. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Allora dovrò prendermi quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto. Presumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto, califfo. Potrei forse vederlo? Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte... niente. Avete capito? Sì, sì, ma certo. Nulla di ciò. È la nostra occasione.